Quindi noi lavoriamo giorno e notte, non dormiamo la notte perché dobbiamo risolvere soprattutto i problemi della disoccupazione, dei giovani disoccupati, di tutti i cittadini che hanno bisogno e chiedono i servizi essenziali, la mobilità, la sanità, no? Quelli che sono i diritti. E i diritti colpiscono piuttosto nella crisi i più deboli. Quindi dobbiamo fare questo gran lavoro e che non è un lavoro solo di legge e di norme, ecco, sia ben chiaro, ma è un lavoro rivolto a loro. Quindi quello che noi facciamo lo facciamo soprattutto e esclusivamente, posso dire, non soprattutto per chi oggi ha più bisogno. Abbiamo chiesto un emendamento per la parte sanità, cioè per rispondere oggi alla crisi di liquidità, del blocco della cassa della sanità. Quindi noi abbiamo le nostre risorse bloccate lì per le azioni dei pignoramenti. Quindi, come vedete, una cosa giusta che in punta di diritto la Corte Costituzionale ha detto che è una norma incostituzionale, beh, è chiaro che è incostituzionale, ma era stata fatta in un regime di emergenza. Questo regime non è stato chiuso, che i piani di pagamento non sono stati chiusi, e oggi si rischia di ritornare indietro, di fare danni enormi, cioè di non pagare i fornitori e di non pagare quello che è la gestione ordinaria delle ASL. Qui dobbiamo intervenire con grande urgenza, però abbiamo già le idee, ci abbiamo lavorato questo fine settimana in maniera molto intensa, quindi abbiamo prodotto, fatto una proposta, ci aspettiamo che questa proposta divenga legge nazionale, perché purtroppo non può non essere una legge nazionale. Autorevolmente il cardinale Sepe ultimamente ha parlato in un consesso importante del mondo del lavoro, di una grande organizzazione sindacale di recente, ha parlato che se non si danno risposte ci saranno tensioni sociali, queste saranno incontrollabili. Vediamo crescere miseria e povertà a dismisura, arrivare a delle tensioni che poi sarebbero incontrollabili. C'è una deriva se non si affrontano i temi occupazionali. Ecco, l'ha detto autorevolmente, chi conosce la nostra realtà sociale, io condivido totalmente, quindi non solo la riflessione che faceva Casaleggio rispetto a una domanda, ma quella che fa autorevolmente qui in Campania il cardinale Sepe, quindi la Chiesa di Napoli. Le istituzioni, come vedete, hanno alzato questo grido d'allarme e il lavoro quotidiano deve essere risolvere questi problemi, perché a noi poi viene chiesto di affrontare e risolvere le questioni. Con Del Rio abbiamo affrontato questa mattina, ne affronteremo ancora, quello che insieme al governo dobbiamo fare proprio per garantire a chi ha più bisogno di affrontare meglio la crisi. Sappiamo che la situazione è molto complessa, siamo qui anche però a incoraggiare i cittadini, le istituzioni, le associazioni, tutti quanti, in primo luogo i sindaci, a non disperare, a reagire, perché ci sono anche grandi opportunità per questo Sud in particolare, sono opportunità fatte dalla capacità della sua gente comunque di reagire, fatte dalla tenacia della sua gente che non dispera, fatte anche dalle opportunità che abbiamo creato con i decreti ultimi. E soprattutto, io credo, fatte dalle opportunità di sviluppo che ci danno i fondi europei, perché questa è un'occasione che non dobbiamo perdere.